genitori alla psicologi che suggeriscono terapie riparative e insomma alcuni di questi effettivamente possono, cioè, possono subire un grave danno perché loro stessi non sono informati. Quelli con cui ho parlato io, cioè dal momento che comunque c'erano contatti eccetera, loro stessi sapevano che questi psicologi erano cioè, disinformati in materia e qui ho notato che il danno molto grave è che i genitori una volta che trovano lo psicologo che conferma i loro pregiudizi, che lo psicologo che gli dice sì è una malattia, eccetera, eccetera, a quel punto cioè, ormai sono convinti e tutti gli altri psicologi che invece dicono no, in realtà quello lì era un charlatano, ormai non c'è più niente da fare perché questi qua ormai si sono convinti che è guaribile, sì. Ma il danno più grosso secondo me è che